Allora, il presidente del PD Giuseppe Bruno è qui a Modica a questo incontro per il sì. Nonostante tutto quanto, la questione è ancora molto dibattuta. Presidente, cosa bisogna fare? Ma è chiaro che l'appello del Partito Democratico è quello di votare per il sì. Crediamo che quello del referendum del 4 dicembre sia una scommessa importante per rinnovare il Paese. Noi crediamo che una rivisitazione della seconda parte della Costituzione, un sistema più snello, il superamento del bicameralismo perfetto, l'annullamento e l'abrogazione di organismi inutili come il CNEL siano la chiave giusta per consentire un rilancio anche della nostra Carta Costituzionale. Il tutto rispettando quei principi fondamentali, quei diritti e doveri previsti nella prima parte della Costituzione che hanno voluto i nostri padri costituenti e che sono oggi ancora attuali. Ma non c'è il rischio, Presidente, che sia una battaglia tutta interna al PD? Che qua mi sta sembrando che la gente alla fine... Non lo so, che bisogna fare? Ma io credo che la scommessa di questi mesi, di questi due mesi, deve essere quella di spiegare ai cittadini perché votiamo per questo referendum, quali sono le proposte, come cambia la Costituzione, perché è utile questo referendum. L'errore più grosso sarebbe, dopo anni nei quali si è provato a cambiare la seconda parte della Costituzione, fossilizzarci su un problema interno al partito, su un odio o un amore nei confronti del segretario del partito. Però sta diventando veramente così, ora dovreste cercare di cambiarlo, anche in Sicilia questa lotta è forte. Guardi, stiamo cercando di fare proprio questo, le iniziative come quelle di oggi non sono iniziative solamente politiche, ma sono occasioni anche, grazie anche alla presenza di costituzionalisti, di professori universitari, di conoscere effettivamente che cosa prevede la riforma. Io credo che la vera scommessa sia quella di informare i cittadini, di parlare con quanta più gente possibile e spiegare quelli che sono i segnali positivi che avvengono alla riforma della Costituzione. Ultima cosa e chiudo. Voi ancora su questa storia delle province, dei comuni, secondo me era meglio mantenerli. Voi che ne pensate? No, credo che un sistema diverso del superamento delle province, così come è stato fatto a livello nazionale, come è stato fatto anche purtroppo in ritardo anche a livello regionale, credo che sia una prospettiva giusta. Centrare però prima era quasi la regola, fare il decentramento. Decentramento è sempre un valore, un principio importante. Il problema è che molto spesso si rischiava di creare duplicazioni di organi, di enti e di competenze, facendo sì che la spesa aumentasse, che vi fosse uno spreco anche di risorse, senza effettivamente ci fossero risposte efficienti per i cittadini.